Momento in città per la morte di Don Luigi Provenzi, la salma è ancora a Pisa nel reparto di medicina legale. Locali aperti d'agosto agosto nelle ore diurne, bene gli affari in centro storico, esercenti soddisfatti. Il comune scopre 60 furbetti del contributo affitto Covid, avevano presentato domande non veritiere. Si addormenta con le pentole sul fuoco, il cane lo sveglia ed evita il peggio: Rudy mi ha salvato. Buongiorno dalla nostra redazione. La salma di Don Luigi Provenzi si trova nel reparto di medicina legale dell'ospedale di Pisa. Con molta probabilità sarà sottoposta ad autopsia, e questo allungherà i tempi del suo ritorno a Prato. Questo pomeriggio, alle ore 18, il vicario Nedo Mannucci celebra la messa del giorno in San Domenico in ricordo del sacerdote scomparso ieri all'età di 79 anni. Il vicario Nedo Mannucci nel pomeriggio alle ore 18 sarà in San Domenico per celebrare la messa del giorno nel ricordo di don Luigi Provenzi. Ancora non sappiamo quando la salma del sacerdote, deceduto ieri all'ospedale di Pisa, potrà tornare a Prato. Attualmente, don Provenzi si trova nel reparto di medicina legale e non è escluso che possa essere richiesta l'autopsia. Le circostanze della morte, avvenuta, lo ricordiamo, a causa di gravissime ustioni procurate dopo essere caduto sulle braccia ardenti di un fuoco acceso per bruciare delle sterpaglie nel giardino della parrocchia di San Domenico, potrebbero essere tali da richiedere un referto del medico legale. A dare la triste notizia del decesso è stato Monsignor Mannucci, che nella giornata di ieri si era recato al centro Grandi Ustionati di Pisa per verificare le condizioni del sacerdote. Visto l'aggravarsi della situazione, dovuto ad una complicazione renale, il vicario ha impartito l'estrema unzione e seguito nella preghiera gli ultimi istanti di vita di don Provenzi. Il sacerdote, per 29 anni parroco dei Santi Martiri, e dal 2006 alla guida di San Domenico era molto conosciuto in città e la notizia della morte si è rapidamente diffusa tra le persone, provocando sgomento e commozione. Il sindaco Matteo Biffoni e tutta l'amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Don Provenzi e la propria vicinanza a tutta la diocesi di Prato e ai familiari di Don Luigi. Cambiamo argomento. Tornano i medici nelle scuole. Le ASL della Toscana dovranno attivare specifiche procedure per ricercare medici da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero dell'Istruzione in vista dell'apertura dell'anno scolastico in tempo di Covid. Lo stabilisce una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Toscana. L'obiettivo è assicurare la più larga copertura possibile alle esigenze di sicurezza sanitaria delle 460 istituzioni scolastiche toscane con i loro 2.600 plessi. Alle procedure previste dall'ordinanza potranno partecipare laureati in medicina iscritti all'ordine anche non in possesso di specializzazione, medici in quiescenza. L'elenco dei candidati dovrà essere disponibile entro il 30 settembre con il personale medico individuato. Verranno stipulati specifici contratti libero-professionali per la durata di tutto l'anno scolastico. E parliamo di economia. Economia e città, locali aperti d'agosto nelle ore diurne, gli esercenti che hanno deciso di rimandare le ferie al prossimo anno e di scommettere sull'estate Covid, si dicono soddisfatti del flusso di clienti. Sentite. Rimanere aperti d'agosto nell'estate Covid è convenuto, a dirlo, sono quei bar tra le mura che fanno anche punto pranzo. Ristoranti in attività, almeno in centro storico, in questo periodo ce ne sono stati davvero pochi e i più stanno rialzando le saracinesche proprio in questi giorni, dopo qualche settimana di ferie o di chiusura nelle ore diurne. Le vie della Movida poi si animano solo la sera, ma quegli esercenti che hanno deciso di scommettere su un'estate quantomeno particolare hanno potuto beneficiare di un buon afflusso di clienti, complice il ritorno a Prato di qualche turista. È andata bene, sì sì sì. Abbiamo, avevamo deciso anche Covid o non Covid che quest'anno saremmo rimasti aperti d'agosto. Abbiamo effettuato l'apertura la mattina, praticamente, il pomeriggio siamo stati chiusi. E devo dire però che è andata bene, sì, siamo contenti. I turisti ci sono stati, stanno tornando, per fortuna. È andata, è andata molto bene, noi abbiamo avuto eh, molta clientela, non ci lamentiamo, aperti anche a pranzo e devo dire la verità, secondo me tanta gente, tante persone sono rimaste a casa. Praticamente abbiamo chiuso solo la centrale dal 10 al 17, comunque l'affluenza è stata per lo più di italiani, anche se qualche turista si è iniziato a vedere finalmente, quindi è andata il bilancio abbastanza bene. Ancora economia, l'autunno è una grande incognita per il commercio, le aziende sono in crisi, i magazzini sono pieni di merce in venduta. A Prato già prima dell'epidemia i negozi erano in sofferenza, le previsioni da parte di confesercenti sono preoccupanti. Si sperava in una riapertura con l'acceleratore, ma bisogna fare i conti con i consumatori e le tasche vuote, spiega il presidente provinciale di confesercenti, Mauro Lassi. Il rischio chiusura per molte imprese, soprattutto piccole e per questo Confesercenti chiede una serie di misure a sostegno delle aziende, a cominciare dal rinvio delle scadenze fiscali, serve una loro revisione perché ora sono davvero complicate, serve uno slittamento, altrimenti troppe imprese finiranno strozzate, aggiunge l'assi. Contributo affitto Covid dalle verifiche compiute dal comune di Prato è emerso che in 60 avevano fatto richiesta pur non avendone i requisiti e intanto il pagamento dei 900 euro in favore delle 600 famiglie ammesse al contributo avverrà nel mese di settembre. Sono una sessantina i furbetti del contributo straordinario affitto Covid scoperti dal Comune di Prato e per questo esclusi dalla graduatoria che assicura un aiuto economico di 900 euro per fare fronte al pagamento dei canoni di locazione delle case in affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio. In totale, fra fondi statali e comunali erano stati stanziati quasi 600.000 euro che andranno ad aiutare 606 famiglie pratesi. Di queste però una sessantina ha presentato una domanda non veritiera. Non aveva cioè. I requisiti per rientrare nel bando sia sul fronte dell'ISEE che su quello di non essere proprietari di altri immobili. La graduatoria adesso quindi scorrerà e rientreranno fra gli eventi diritto un'altra sessantina di famiglie pienamente in regola con i requisiti del bando. Ricordiamo che le domande presentate in comune erano state ben 1989. Il pagamento dei 900 euro avverrà invece nel mese di settembre. Noi abbiamo scelto una strada. Io ritengo anche importante, anche se questo ci ha, ha un po' ritardato nel pagamento. Infatti... Qualcuno questi giorni ci ha detto, eh, ma voi avete fatto il contributo, però ancora non è stato riscosso. È vero, però i soldi già ci sono, saranno assolutamente messi in distribuzione nel mese di settembre, ma abbiamo preferito fare un controllo generale a tutti coloro che avevano fatto la domanda e non a Campione, per essere sicuri che un contributo abbastanza importante, che è poco meno di 1.000 euro, vada a chi effettivamente ne ha diritto. Di pari passo è aperto anche il bando ordinario per il contributo affitti del comune, qui lo stanziamento è di circa 400 euro. Adesso è aperto il nuovo bando per contributo affitto no-Covid, quindi anche coloro che non hanno ricevuto, perché sono rimasti al di fuori della graduatoria utile, un contributo possono presentare la domanda e il bando, lo vorrei ribadire, vi ringrazio per questo, per poterlo fare, entro il 15 settembre va presentata la domanda e quindi al contributo Covid verrà aggiunto anche il contributo no-Covid. E Adesso una storia per fortuna alleato fine che parte da una premessa. Il cane è il migliore amico dell'uomo. Può ben dirlo Riccardo Berti, che ieri sera addormentato sul divano, eh, ha lasciato le pentole sul fuoco. A svegliarlo e ad evitare i guai peggiori è stato il suo cagnolino, Rudy, di 4 anni. L'amico a quattro zampe, avendo annusato l'odore di bruciato, è saltato addosso al padrone, svegliandolo e dandogli la possibilità di chiudere i fornelli ed evitare che la cucina prendesse fuoco. Per fortuna che c'era Rudy a svegliarmi, racconta Berti, che poi ha pubblicato su Facebook anche le foto delle pentole bruciate. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. La particolarità è che è successo proprio nella giornata internazionale del cane, in cui si celebra il migliore amico dell'uomo. E ci spostiamo a Montemurlo, dove dal 1 gennaio al 20 agosto 2020 la Municipale ha elevato sanzioni per 392 mila euro. Nonostante il lungo periodo di restrizioni a causa del coronavirus, i vigili urbani hanno elevato quasi lo stesso numero di multe rispetto ai primi otto mesi del 2019. Il calo è di appena 25 mila euro. Una situazione molto differente rispetto a quella di Prato città, dove invece il calo delle multe è stato più sensibile. E noi siamo alle previsioni meteo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un cordoloso saluto a tutti, ben trovate all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine dalle satellite ci mostra un'Italia prevalentemente sgombra da nubi anche se qualche nube eh, transita sulle zone settentrionali. Andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di oggi, una giornata con cielo sereno, poco nuvoloso al centro sud, con qualche modesto addensamento invece che in potrà interessare le zone settentrionali ed in particolare quelle di nord-ovest. I venti sono deboli o al più moderati da quadranti meridionali, i mari tra poco mossi e mossi, le temperature stazionarie o in lieve aumento, su valori superiori alla media, con punta di 32-34 nelle pianure dell'interno. Un sguardo anche alla giornata di venerdì, una giornata che in mattinata sarà all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso al centro-sud, con addensamenti sul nord e possibilità anche di qualche precipitazione. Eh, limitatamente alla zona della Lunigiana, della Garfagnana e delle Apuane. Nel pomeriggio queste precipitazioni cesseranno e il cielo si farà eh, meno nuvoloso anche sulle zone settentrionali. I venti sono da quadranti meridionali, i mari tra poco mossi e mossi, non sono previste variazioni per quanto riguarda le temperature. Bene, con questo ho concluso, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Concludiamo anche noi per questa edizione, il TG torna alle 20.30. Buon pomeriggio.